Come ci si può dire una partita salutare, quella di stasera? Ma salutare nel senso che nessuno si è fatto male, io avevo molta paura di questo, di questa cosa, perché sai, non si sa mai giocando partite che a metà settimana, giovedì, molto vicino a domenica. No, salutare perché sicuramente ci ha permesso di capire diverse cose sul livello nel quale noi giochiamo e sulla e quella che potrebbe essere umilmente l'ambizione soprattutto dei giovani che abbiamo di progresso, di miglioramento con un confronto così elevato, capire quanto lavoro c'è, quanto lavoro si deve fare, cosa ci manca, ma al stesso tempo comprendendo le potenzialità che abbiamo per ottenere e per raggiungere eventuali traguardi di questo genere. Quindi salutare sicuramente da questo punto di vista. Poi è ovvio, ci sono servite partite come quelle con Casal Pusterlengo e Omegna, con cui abbiamo fatto degli ottimi incontri. Ho detto ai ragazzi che se ci dovesse una partita che ci poteva servire, sicuramente questa. E mi auguro che facciamo tesoro di quello che abbiamo, della partita che abbiamo giocato stasera e di tutte le cose che ci serviranno poi da mettere ancora di più in campo domenica. Seguendo la tua linea, una partita per volta, la partita di domenica non ha bisogno né di stimoli e né di presentazioni, racchiude davvero tanta roba. Sì, per mille motivi che sappiamo nella partita di Siena-Varese degli ultimi anni, eccetera. Ma come dicevo, probabilmente potrebbero essere i giocatori che ci fanno un discorso emozionale in questo caso, perché i giocatori per primi sanno che tipo di partita è, che cosa vuol dire, e al di là di quello che potrà essere prima, durante e dopo, di quanto bella è una sfida con Siena da giocare a viso aperto, con carattere, quindi penso che la partita parla da sola in qualche modo.